Benvenuti su Della Noco Channel, vi saluto e vi descrivo brevemente quello che è il progetto di oggi. Allora, molte volte non si pensa al fatto che quando utilizziamo Arduino è come se fondamentalmente carichiamo musica sul lettore MP3 o trasferiamo dei file su una pendrive, perché colleghiamo Arduino alla porta USB, carichiamo uno sketch e lo sketch funziona. Quello che vi voglio proporre oggi è un qualcosa di un po' più anche divertente, tra virgolette, cioè creare la propria versione di Arduino e con questa versione andare poi a creare qualsiasi sorta di progetto, esso si voglia, basato su Arduino, ma non più dipendendo dalla scheda Arduino. Non è tanto completa questa cosa perché sulla breadboard, come vedete, ho installato solo la configurazione minima al funzionamento. Quindi praticamente dando corrente questo qui si accende, ora c'è caricato il blink, quindi lampeggerà questo LED. Però non c'è il chip di FTDI né la porta seriale né la parallela, perché in un prossimo tutorial vi creerò proprio la versione completa di Arduino come la vedete qui, così sarà anche su breadboard. Per il momento non è completa e abbiamo bisogno di un Arduino o di un programmatore ESP per programmare il chip. Ora, questa versione di Arduino è senza bootloader perché, non mettendo il bootloader per gli sketch di grandi dimensioni, abbiamo una grande comodità che è quella di quella di avere più spazio praticamente all'interno del chip. Infatti, questo chip non verrebbe riconosciuto automaticamente dal computer perché non ha il bootloader. Si potrebbe fare il barn bootloader dalla parte, diciamo così, software con l'Arduino IDE, però proprio per tenere fede a questa cosa di mantenere più memoria libera possibile, non l'ho inserito. Allora, vi spiego velocemente il circuito. Posso spiegarvelo con i pin dell'Arduino, prenderò come riferimento i punti della breadboard, ok? Iniziamo subito. Allora, prima di tutto noterete che ci sono dei ponticelli effettuati con la breadboard, più che altro riguardano le linee di alimentazione. Eccole qui, da una parte all'altra, e qui collegano le due parti della breadboard. Poi abbiamo un quarzo, una resistenza. Allora, aspettate che. Ok, allora abbiamo il ground e il positivo che collegano i due lati della breadboard. Abbiamo questi altri piccoli, diciamo così, ponticelli realizzati qui per dare poi il ground e il 5 volt ai piedini dell'Arduino. Sempre alimentazione per l'Arduino, un LED, una resistenza da 560 kΩ a un quarto di watt e una resistenza da 10 kΩ a un quarto di watt, un quarzo da 16 MHz e due condensatori da 22 pF. L'ATmega328P orientato con la scanalatura da questo lato qui. Il primo piedino dell'Arduino corrisponde al punto 5 della breadboard. Quindi i collegamenti da fare sono, prima di tutto, collegare il ground nel mio caso è al punto 11. Vedete, seguiamo la pista. Il ground va di qui, quindi poi viene preso dal secondo qui e arriva, vedete, questo punto qui, quindi al punto 11 della breadboard. Mettendo il pin 1 di Arduino col punto 5, qui al pin 11 abbiamo il ground. Positivo va al pin, lo seguiamo qui, va al pin 10 e poi pin 11 e 12, esattamente sotto l'ATmega, corrispondente ai due pini dell'ATmega, abbiamo il primo condensatore da 22 pF. Esattamente sotto c'è l'altro che, al posto di andare al punto 12, andrà al punto 14. E
E si troverà anche con un lato nel quarzo da 16 MHz che va al punto 13 e 14 della breadboard. Poi al punto 14 qui abbiamo la resistenza da 560 kΩ che va in un punto libero della breadboard, e dall'altro lato abbiamo messo il LED, quindi che deve collegare la resistenza al ground dall'altra parte della scheda. Questo è tutto quello che, diciamo così, vi viene collegato. Ora vi mostro come programmare questo circuito. Quello di cui abbiamo bisogno sono dei cavetti jumper come questi e una scheda Arduino. Colleghiamo la scheda Arduino al computer e prima cosa da fare, importantissima, è andare a caricare il software ESP all'interno dell'Arduino IDE. Nella parte successiva del video vedremo il software. Per il momento ci occupiamo solamente dell'hardware. Prendiamo un filo rosso, un jumper rosso e uno nero e andiamo a collegare l'alimentazione. Alimentazione al 5 volt di Arduino e il ground a un ground qualsiasi della scheda. Ecco, come vedete, lo sketch già è partito. Punto 5 o pin 1 di Arduino qui. Colleghiamo il pin 10. Poi inseriamo altri tre cavetti jumper, quindi all'11, al 12 e al 13. In questo modo, ecco qui. E poi iniziamo partendo dal punto 15 della breadboard. Iniziamo ad inserire l'ultimo, quindi pin 13 di Arduino al punto 15 della breadboard, pin 12 di Arduino al punto 16 della breadboard e pin 11 di Arduino al punto 16 della breadboard. Quindi vedete, abbiamo questi tre cavetti, il primo è il blu, il secondo è il verde, il terzo è giallo, qui il primo è giallo, il secondo è il verde e il terzo è il blu. Quindi li connettiamo in ordine inverso a partire dal punto 15 della breadboard. Ora passiamo alla parte software quindi alla programmazione vera e propria della scheda.